Notte notte, chiudi gli occhi e dormi bene. Sì, gli umani e la maggior parte degli animali chiudono gli occhi quando dormono, ma per i pesci le cose sono un po' diverse. Prima di tutto la maggior parte dei pesci non ha le palpebre perché non ne hanno davvero bisogno. I mammiferi usano le palpebre per evitare che gli entrino negli occhi polvere, sporco e piccole particelle dell'aria. Inoltre le palpebre favoriscono l'idratazione degli occhi. L'ambiente subacqueo è diverso da quello terrestre, quindi i pesci possono fare a meno delle palpebre, ma hanno anche dovuto sviluppare alcune soluzioni fantasiose, tipo le branchie. Tuttavia alcuni pesci, tipo gli squali, hanno le palpebre. Gli squali sono un gruppo molto eterogeneo. Alcuni di essi, come gli squali nutrice che vivono in acqua salata, tendono a riposare durante il giorno. Se vengono disturbati mentre dormono, hanno reazioni lente. Alcuni squali e pesci, come il tonno, devono nuotare tutto il tempo, non hanno altri modi per respirare. Nuotando, mantengono l'acqua in movimento sulle branchie, che gli forniscono ossigeno prezioso. Anche altri tipi di pesci hanno delle palpebre, ma piuttosto particolari. Sono spesse e un po' trasparenti. Possono persino vederci attraverso. Gli scienziati suppongono siano come degli occhiali che gli permettono di concentrarsi su ciò che stanno guardando. I pesci hanno abitudini di sonno molto diverse. Il pesce zebra di solito dorme di notte, proprio come facciamo noi. Quando riposa, smette di nuotare e inizia a respirare lentamente. I pesci delle caverne messicane vivono in grotte e fiumi. Quelli che vivono nelle caverne si adattano all'ambiente. Non essendoci né alba né tramonto, il loro ritmo è leggermente diverso, ma fanno comunque affidamento sul loro orologio interiore. Dato che vivono costantemente al buio, perdono la vista e hanno meno bisogno di dormire. Alcuni tipi di pesci damigella che vivono nelle barriere coralline iniziano a nuotare più velocemente quando sono a riposo. Gli scienziati affermano che probabilmente mettono solo metà del cervello a dormire, mentre l'altra metà è attiva, proprio come fanno i delfini. Quando cala la notte, gli scaridi si creano un bozzolo di muco intorno. È una specie di sacco a pelo puzzolente che li protegge da potenziali pericoli durante il sonno. Alcuni pesci si incuneano in un punto sicuro nel corallo o nella sabbia, alcuni trovano un nido adatto. Gli squali limone giacciono sul fondo sabbioso dell'oceano. Alcuni galleggiano fermi perché respirano usando la bocca, che spinge l'acqua attraverso le branchie. Ma generalmente, quando dormono, la maggior parte dei pesci giacciono immobili, lenti nel rispondere a qualunque cosa stia succedendo nell'ambiente circostante, respirando lentamente. I pesci hanno un buon senso dell'olfatto, lo usano per evitare i predatori, identificarsi, trovare punti sicuri per proteggersi e trovare cibo, e la maggior parte non ama l'odore degli esseri umani quando nuotano. I pesci possono sentire il gusto con tutto il loro corpo. Le loro papille gustative non si trovano solo sulla lingua, ma anche sulle labbra e in altre parti del corpo. Le papille gustative funzionano quando sono umide e, poiché i pesci sono costantemente circondati dall'acqua, possono percepire che il loro pranzo è nelle vicinanze, anche senza aprire la bocca. Alcuni tipi di meduse possono essere grandi quanto gli umani, ma ce ne sono anche di più grandi, come la medusa criniera di leone, che galleggia intorno all'oceano per tutta la sua lunghezza di circa 37 metri. I calamari giganti hanno gli occhi più grandi di tutti gli animali del nostro pianeta, 28 cm di diametro, lenti grandi come un'arancia. Anche il resto del corpo è enorme, pesa circa 455 kg ed è lungo 8 metri. Alcuni scienziati credono che possa crescere ancora di più, fino a 14 metri. Alcuni tipi di serpenti marini respirano attraverso la pelle e uno anche attraverso la parte superiore della testa. Hanno un piccolo foro e una raccolta di vasi sanguigni per raccogliere l'ossigeno dall'ambiente circostante e inviarlo al cervello mentre si muovono in acqua. Più vai in profondità nell'oceano, più la situazione è insolita. Estrema pressione e profondità oscure e fredde nascondono creature come calamari vampiri, squali goblin, vermi tubo giganti o persino il macropinna microstoma, un enorme pesce con la testa trasparente. I leoni marini possono ballare quando sentono un bel ritmo. Quindi sono i secondi animali sulla Terra in grado di muoversi secondo un ritmo esterno. Sono piuttosto intelligenti e possono persino imparare dei bei passi di danza. Gli squali sono più vecchi degli alberi. I primi alberi sono comparsi 350 milioni di anni fa, nell'area del deserto del Sahara. Allora c'era una foresta. Gli squali esistono da 450 milioni di anni. Anche meduse e limulidi sono qui da più tempo degli alberi. I canti delle balene possono aiutarci a mappare il fondo dell'oceano. I maschi di balene usano canti profondi per attirare i compagni e questi canti sono il suono più rumoroso proveniente dal mondo marino.
possono essere ascoltati fino a 1000 km di distanza e raggiungere una profondità di 2,5 km sott'acqua. Il suono torna indietro, il che aiuta i ricercatori a ottenere misurazioni accurate. Ci sono piccoli vermi che vivono al largo delle coste del Giappone, sono piuttosto esuberanti e tra le creature più rumorose dell'oceano. Possono essere aggressivi l'uno verso l'altro e persino litigare. Mentre lo fanno, emettono uno dei suoni più forti che un mondo sottomarino possa produrre. Gli anelli degli alberi possono dirti la sua età e darti informazioni sull'albero. Lo stesso vale per la zanna dei narvali, pesci che si trovano nelle acque artiche. Vivono fino a 50 anni e cambiano colore con l'età, dal grigio-blu all'inizio della vita al bianco quando invecchiano. Le loro zanne sono denti con milioni di terminazioni nervose che usano per nutrirsi e comunicare tra loro. Ma le zanne si stratificano anche nel corso degli anni, fornendo maggiori informazioni sulla loro età e condizioni di vita passate, persino sull'alimentazione. I piccoli di balena blu guadagnano circa 90 kg al giorno quando crescono, specialmente durante il loro primo anno. Quando sono completamente cresciuti, possono sentire fino a 1600 km di distanza e muoversi fino a 32 km orari. I polpi di vetro si vedono raramente nell'oceano, ma si possono trovare nelle regioni tropicali e subtropicali, in parti più profonde dell'oceano, chiamate zona crepuscolare o anche più in profondità. Come con altri animali di vetro come le gelatine pettine o le rane di vetro, puoi vedere quasi completamente attraverso questi polpi, come puoi vedere il loro tratto digestivo, il nervo ottico, gli occhi cilindrici. Il cetriolo di mare verrucoso rosa è una versione in vetro di un cetriolo di mare che usa la sua bioluminescenza per far sparire i predatori. C'era una creatura microscopica piuttosto bizzarra nell'oceano che assomiglia a un razzo multistadio, composto da più unità che si ripetono, inclusi stomaci e tentacoli. Proprio come le formiche, formano una colonia di molti individui che funziona come un unico organismo. Gli squali balena sono i pesci più grandi del mondo, sono squali ma hanno molto in comune anche con le balene. Le loro dimensioni sono spettacolari, possono raggiungere i 12 metri di lunghezza e pesare circa 20 tonnellate, ovvero più o meno il peso di 5 ippopotami. La canocchia pavone è una creatura marina color caramella che può rilevare la luce ultravioletta. Hanno 16 coni ricettivi di colore, a differenza di noi che ne abbiamo solo 3. I pesci rana possono mimetizzarsi, ma non lo fanno per nascondersi dai predatori. Vogliono nascondersi in modo che la loro preda non li veda. Non hanno denti, quindi ingoiano il pranzo senza mordere o masticare. C'è un tipo di verme marino che ha un corpo che si divide in un'unica testa e molti rami, ognuno dei quali termina con un fondo. Inoltre, ogni finale può far crescere un cervello e gli occhi da solo. La più grande struttura vivente del mondo è nell'oceano. Non è un enorme fungo o un bosco, bensì la grande barriera corallina al largo della costa australiana. Quella barriera corallina copre un'area di 344.470 km² ed è così grande che puoi vederla dallo spazio. Oltre il 90% delle forme di vita che abbiamo sul nostro pianeta sono sott'acqua e non sono ancora state scoperte. Allo stesso tempo l'oceano costituisce quasi il 100% dello spazio vitale sulla Terra. Il nostro oceano è come una calamita per il calore. L'atmosfera non permette al calore di fuoriuscire, motivo per cui tutta quell'energia deve essere diretta da qualche parte, quindi finisce direttamente negli oceani. Ecco perché le temperature degli oceani sono aumentate negli ultimi decenni. Il 90% dell'attività vulcanica sulla Terra avviene nell'oceano. La concentrazione più significativa che conosciamo è nel Pacifico meridionale, un'area non più grande di New York, ma con più di 1100 vulcani. La pressione sul fondo dell'oceano è impressionante, specialmente nella fossa delle Marianne. Se potessi andare laggiù, sarebbe come stare in piedi e tenere sulle spalle quasi 50 jumbo jet.